passare popolare ad un partito che di popolare non ha più nulla. Un'alleanza, un accordo, un incastro con il Partito Democratico lo vedo molto complicato. Ma dal mio punto di vista, cioè da chi ha sempre detto che il Partito Democratico rappresenta l'establishment, rappresenta il sistema. Ora, pensare di poter parlare con un Partito Democratico che in un solo anno e mezzo avrebbe risolto i suoi problemi identitari, secondo me, Gianluigi Paragone, non è ammissibile. Qualche contatto ancora con qualche leghista su un possibile, diciamo, spiraglio che possa rimanere aperto? Lei ce l'ha ancora? Ma i contatti sono diversi dai forni. I contatti penso che ci siano. Io sono qui oggi a parlare con Garavaglia, che è il viceministro dell'economia. Non credo neanche che sia da buttare alle ortiche un'eventuale ripresa di un contratto di governo con la Lega. Non sarò più disponibile a fare il presidente della commissione d'inchiesta nel caso in cui il Partito Democratico diventasse maggioranza sulle banche. Commissione d'inchiesta. Perché non potrei accettare di essere votato da Maria Elena Boschi, perché vorrebbe dire per me rinnegare un certo percorso. Non ho alcuna intenzione di concedere il bis nella politica, nelle istituzioni. L'ho fatto dicendo chiaramente che sarebbe stato soltanto un pezzo di strada, un solo mandato, e poi, se devo utilizzare il verbo ritornare, ritorno al mio mestiere. Quindi rimarrà nel Movimento 5 Stelle? Fino alla fine di quanto mi è possibile, sì, poi ritorno a fare il giornalista, che mi esce anche bene.